La mia prima emozione legata all'arte è stata quando ero in quarta elementare, dove vinsi un premio che premiava all'epoca il direttore Coluccio delle scuole elementari, un bel premio con un libro. Allora da quel libro è nata tutta la fantasia di poter accedere a della cultura, insomma, da grande poi, e lì mi ha portato poi a fare la scrittrice, la poetessa, la saggista, la corista, la prefatrice, critico letterario, critico teatrale, recensionista ai giorni d'oggi. Sì. Beh, quindi direi che questo libro, no, di Bruno Mancini, tutto sommato è un po' il filo conduttore, perché Michela ci ha raccontato di un libro, tu ci racconti di un libro, insomma, mostre, emozioni, insomma, sono un po' di tutti. A parte questo, insomma, il tuo sogno, anche tu sei uno che non ha sogni nel cassetto. No, perché li tiro sempre fuori, ovviamente. I sogni guai se mancano, bisogna averli sempre. E devo dire, quest'anno, diciamo, già 2 anni con questa pandemia, ho proliferato tanto a livello arte, in quanto ho fatto tante antologie e tante scritture che non per niente già oggi ne escono 3 a Fuxas, alla Nuvola del Fuxas, 3 antologie, altre 3 sono in arrivo di altre case editrici. Insomma, ho dato tanto quest'anno, nonostante ci ha soffermato in casa tutti quanti questa pandemia. Ho dato il meglio di me stessa, ecco, mi sono data da fare. Anche tu mi sa che hai una stanza bella pienota. Sì, sì. Devo dire, ho avuto l'onore di ricevere il premio a livello europeo della valida poesia espressa nella cultura europea nel 2008 ai fini internazionali, pure quella, nonché pure il premio di Bruno Mancini, cui mi pregio di ringraziare orgogliosamente, dove per me il grande presidente Bruno Mancini rispecchia, come dire, quei dogmi proprio culturali, letterari, dove ha spaziato con la poesia, con la scrittura, con le variegate pure impronte artistiche di tutti gli artisti. A livello geografico, e io vorrei paragonare, se mi è permesso, con grandi elogi il grande amato presidente Bruno Mancini al grande mitico Khalil Gibran, il poeta libanese, perché lui essendo grande della sua terra natia, che era il Libano, ha spaziato negli Stati Uniti ed è diventato così famoso internazionale come lo è oggi il nostro presidente Bruno Mancini, quindi degli Stati Uniti, quindi lui dalla carta geografica di Ischia, a spaziare nel mondo, Africa, insomma, tutte le parti, New York, Egitto, che io sappia almeno, anche di più a livello europeo, internazionale, tutto il mondo. Quindi io non voglio fare questo paragone, questo confronto, perché se lo merita, di tutto rispetto veramente. Il mio applauso va a Bruno Mancini. È vero, non ho avuto l'onore io l'anno scorso, in quest'anno, di ricevere il primo premio per la poesia ad aprile, quando c'è stata la premiazione, la cerimonia. E dove ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti qua, in questo studio 4, dove ho avuto il piacere, insomma, di conoscere pure, la conoscevo già, l'attrice Chiara Pavoni, insomma, dai, è bello. Non è essere vanitosi, però quando uno riceve un premio che è l'orgoglio di essere stati prima di tutto rappresentati agli altri, e poi perché no? Cosa ti dice quando vince il premio? Lui è contento, è felice. Ma quest'anno ne ho ricevuti pure tanti, dal Campidoglio, poco fa, insomma, un altro premio a sorpresa è arrivato 2 o 3 giorni fa, ne ho tanti pure io, non mi lamento, ecco. Benissimo. Devo dire che di sentire una poesia o dalla tua bocca io non me li ricordo perché sono tantissime. Vuoi leggere una poesia questo grazie. Questo giustamente qua. Abbiamo questo bellissimo libro, e devo prendere gli occhiali perché se no guardo. Io intanto che aspetto Luciana, approfitto per mandare
Il mio saluto personale a Bruno, da parte anche di Cacao e Castagna, che hanno apprezzato tantissimo tutte queste persone bellissime, che solo grazie a Bruno, non fa niente, loro sono bruni, questa sera non avrebbero mai conosciuto. Quindi grazie Bruno, grazie di tutto, grazie del tuo esserci sempre, grazie della tua gentilezza e anche della tua ironia, perché diciamolo, Bruno è anche una persona molto ironica e molto leggera. Quindi un altro applauso Bruno ci vuole, mi dispiace. Viva Bruno! L'ho visto. Ecco. Allora, vivere di te, tu, guerriero della notte, sfidi le stelle nel deserto della solitudine per donarle a me, mentre io, angelo della passione, tra le lampare della tua anima, accesa come fuoco, arderò per non smettere mai d'accompagnarti con sospiro carnale sul palcoscenico della vita. Lucente la mappa della tua pelle svelerà eco di incanto per sbocciare nella magia di due amanti all'infinito, dove bastano poche gocce di rugiada per dare linfa d'energia al nostro poll'amore paradisiaco. Puro desio d'eternità tra le vele del vento e di giovani tramonti su galassie dipinte d'antica soavità. Meraviglioso, grazie. Io direi che questa poesia è un augurio bellissimo per l'anno prossimo, eh? Dobbiamo veleggiare tutti verso l'anno prossimo con amore, con speranza, entusiasmo, speranza, con speranza, gioia, di amare sempre il colore che ci vuole bene, ecco, quello sì, perché tu guerriero della notte è colui che ti dà sospiro di passione, di amore, di affetto, di collaborazione e di emozione pure vitale, ecco. Sì. Quando, ritornando sempre al discorso contro la violenza sulle donne, anch'io anni fa, il primo anno che Amnesty International ha voluto proprio la giornata contro la violenza sulle donne, io ho avuto l'onore di fare, con dispiacere pure per questi casi brutti che succedono, un mini racconto dove è stato pubblicato per la giornata proprio per il 25 di novembre. E speriamo che le cose cambino, per quanto la legge due giorni fa è cambiata un pochettino, e speriamo piano piano di fare passi da gigante, perché l'uomo che vogliamo vicino è colui che ci ama. Non cerchiamo nulla, dai. Se non rispetto, amore per la società stessa, poi che dobbiamo fare la stessa convivenza su questo pianeta. Quindi l'uomo Dio l'ha mandato, la donna l'ha mandato, perché non volerci bene? Quindi l'interrogativo è fare dei percorsi. Bisogna fare le lotte, ma anche proprio appunto le emozioni, sì, la comunanza di altri, che insomma è stato un po' tutto il filo rosso di oggi. Io direi di radunarci tutti, fare una bella ripresa finale qua.